Prima partita di campionato, prima sconfitta per la Salernitana che dall'ala di Bologna viene fuori con un 3-2. È inutile andare a ripercorrere le tappe della partita perché sappiamo tutti com'è andata ormai con i social, con le televisioni e con il modo con il quale si seguono le partite, andare a fare le cronache è anacronistico e fuori luogo e anche, diciamo, stucchevole, per cui il nostro compito è quello di fare un approfondimento più che altro, magari con qualche richiamo di carattere storico e statistico. La Salernitana per la terza volta dunque esordisce il campionato di Serie A. Nella seconda volta, come sapete, nel 98-99 aveva esordito a Roma all'Olimpico e anche in quella circostanza nel primo tempo ci fu un cartellino rosso, un cartoncino rosso. Dicono cartellino, ma si dice cartoncino nel gergo tecnico. Dunque, in quella circostanza fu un giovanissimo Luca Fusco che aveva appena esordito in Serie A essere espulso nel primo tempo. Questa volta è toccato invece a Stefan Strandberg, il giocatore che, come avete visto, ha rimasto la Salernitana in 10 per una doppia situazione che l'arbitro ha ritenuto fosse entrambe nelle circostanze di cartoncino giallo, per cui due ammonizioni e Strandberg è andato a casa subito. La Salernitana, dal canto suo, poi avete visto, ha reagito nel migliore dei modi. Ha perduto perché manca qualcosa, diciamo la verità. Se non ci fosse stata una campagna acquisti ancora da ultimare, io non farei cominciare il campionato a campagna acquisti in corso. Probabilmente la Serie A, anche sul terzo gol, con il giocatore lasciato solo in area di rigore, il gol non l'avrebbe preso, però sono situazioni sfortunate che possono capitare. Fra l'altro, il terzo gol, come avete visto, è arrivato con una palla inattiva, un calcio d'angolo. Solitamente, statisticamente, sui calci d'angolo si segna molto poco. Ecco, questo la dice lunga su quello che è appunto il momento della Salernitana, ancora in via di organizzazione. La difesa ancora da registrare. Poi, diciamolo pure, tutto è sembrato abbastanza idoneo e opportuno. La sconfitta non ci stava. Avete visto in che modo la Salernitana ha perduto e ora comincia la settimana che porterà al posticipo con la Roma domenica sera alle 20:45. Allo stadio Arechi. Intanto facciamo un attimo la situazione sul borsino della Salernitana in questo momento. Sono andati via dunque giocatori di poco conto, però ci sono dei giocatori che praticamente stanno per entrare, sono in ingresso. E potrebbe a sua volta arrivare a Salerno un giocatore dell'Ascoli, come potete sapere, della Fiorentina, si sta trattando, però non entriamo nello specifico di quelle che sono le trattative della Salernitana perché non sarebbe nemmeno giuste. La Roma dove va in ritiro non lo sappiamo ancora, la Roma non ha ancora diramato i comunicati stampa per quel che riguarda la logistica della formazione capitolina, che vi ricordo ha vinto per 3-1, non disputando una grande partita, però ha battuto la Fiorentina. Ora comincia per la Salernitana praticamente la vera corsa per rimanere in Serie A. I tifosi della Salernitana, la curva, non intendono al momento mollare sui provvedimenti governativi anche della Lega e della FIGC a proposito degli ingressi e hanno motivato anche con un comunicato il loro disimpegno ad entrare allo stadio. Tuttavia, i biglietti saranno tutti quanti venduti.
cui probabilmente con la Roma tutti i biglietti disponibili sembra che già siano esauriti, sono sold out. Questo è molto interessante, molto importante, anche molto, diciamo, incoraggiante. Prima della partita i tifosi della Salernitana hanno incitato la squadra mentre partivano per Bologna, sicuramente non mancherà anche nei prossimi giorni l'affetto e il sostegno che in questo momento la squadra ha bisogno di avere. Una vittoria con la Roma rimetterebbe in equilibrio il tutto, anche perché ci sembra che anche le altre, diciamo, antagoniste della Salernitana, per non retrocedere, non è che abbiano brillato fino a questo momento, ma avremo modo di parlare anche di questo nei prossimi giorni e nei prossimi appuntamenti.